Grazie, io comincio con i ringraziamenti non formali, intanto perché realizziamo questo seminario, che ora ci rimbalziamo con Renzo da tanto tempo, è diventata quasi una barzelletta per noi. Poi grazie a queste introduzioni così, non solo affettuose, ma nel merito, talmente importanti che dico subito, metto da parte quello che ho preparato per la relazione e cerco invece di intervenire nel solco di riflessione che già le introduzioni ci hanno proposto, che mi sembrano assolutamente centrate e importanti. Poi, se ci resta tempo, introduciamo anche qualcosa di specifico sul tema del populismo, ma in realtà ne stiamo già parlando del populismo, non è che dobbiamo fare una monografia diversa da questa linea di riflessione che ci è stata già proposta. Dico subito, in premessa però, che l'idea di fare, io uso questo termine provocatoriamente, una scuola quadri, così si chiama, e quanto di più gramsciano possa fare questo circolo, il nostro partito, la biblioteca. In Gramsci c'è proprio una specie di ossessione pedagogica, no? Che lo accompagna per tutta la vita, prima ancora in Gramsci giovane, anche così in un momento difficile, fonda un club di vita morale, rivolgendosi a Lombardo Radice per interloquire con questa maniera. E poi naturalmente l'Ordine Nuovo è tutta una grande scuola quadri, se ci pensiamo, no? E poi quando ha cariche dirigenti del partito, Gramsci produce dispense anche per l'Internazionale, quando fa il lavoro a Vienna per l'Internazionale. E poi anche dopo l'arresto c'è una fase, diciamo, di scuola quadri fatta al confino, Sarebbe bello avere documentazione, insomma, scuola quadri in cui Bordiga si occupa di scienza, Gramsci di storia, di filosofia, e gli altri compagni erano tutti attivati, persino in carcere tenta qualcosa del genere, per dire che questo aspetto della formazione, in ogni atteggiamento egemonico c'è un atteggiamento pedagogico, soprattutto c'è uno sforzo di formazione e di autoformazione, e questo è molto importante per le cose che diceva prima il compagno Pesci, in particolare in riferimento a quello che succede, perché noi abbiamo una fase in cui c'è proprio un'antropologia, chiamiamola così, che poi in realtà è berlusconiana, con radici più lontane, ma insomma che ha trovato il suo compimento, la sua realizzazione, il suo trionfo nel berlusconismo e poi nel renzismo, in cui il punto fondamentale è che il capitalismo sia un orizzonte politico insuperabile. Cioè che l'eterno presente del capitalismo è la fine dell'umanità e non c'è niente più. E a costruire questa immagine, questa narrazione, come giustamente l'ha chiamata Renzo, questi hanno speso molto impegno, molto denaro, molta intelligenza. C'è capitato qualche anno fa dei corsi che abbiamo fatto sullo storytelling, che poi significa raccontare storie. Con qualche sorpresa abbiamo imparato che lo storytelling è una cosa in cui si impegna con adeguati investimenti il Pentagono, il Fondo Monetario Internazionale. Cioè non stiamo parlando di particolari, stiamo parlando di una narrazione egemonica che ora ha come suo centro l'idea del un altro mondo è impossibile. Io credo che questa sia la questione su cui dobbiamo lavorare, dobbiamo mettere al centro nella misura in cui è diventata senso comune. Io credo nella grande depressione di massa, la chiamo così, per esempio dei nostri giovani, è fondamentale questo elemento. Io credo che noi in questo momento dobbiamo metterlo a tema e affrontarlo in quanto tale, come mi sembra molto importante, è importante anche una seduta di questo seminario si è dedicato specificamente ai temi della comunicazione, dei media, eccetera. Riflettere sul fatto che vogliamo studiare con lentezza, è stato uno slogan fondamentale dell'ultimo, chiamiamo per ora, movimento di massa che si espresse contro la Gelmini. È uno slogan che ci pensate stranissimo, no? Che i giovani esprimono questa intenzione, vuol dire che i movimenti dimostrano intelligenza, come sempre, i movimenti di massa colgono il punto, e credo che questo sia un punto fondamentale. Non ripeto la cosa che ha detto Renzo, insomma, sulla velocità, La velocità come sinonimo però di superficialità,
e di possibilità di approfondimento. Qua si apre un capitolo importantissimo di riflessione anche teorica e di studio, che non significa naturalmente assumere atteggiamenti misoneisti contro la rete, contro i telefonini, ma insomma lì qualcosa sta succedendo, no? E noi su questo dobbiamo capire, insomma, che cosa significa se un giovane e una giovane vicini, invece di toccarsi come facevamo noi tradizionalisti arretrati, si mandano dei messaggini. Qualcosa significa, così come significa qualcosa il monopolio che attraverso i grandi social media esiste da parte di settori molto determinati e molto ristretti, no? I cui legami con il potere politico ed economico del militare statunitense l'ha indagato, insomma, quello che Eisenhower chiamò nel 61 il complesso militare industriale, probabilmente oggi ha una componente in cui c'entra molto l'informatica e soprattutto le grandi città. Quindi che voi abbiate messo a tema questa questione mi sembra di straordinaria importanza. Come di straordinaria importanza questo elemento della trasmissione, non dico della conservazione, ma dico della trasmissione della memoria. Anche qua è una cosa che io cito spesso perché è una scoperta per me recente, quindi mi piace condividere. Quest'anno è il bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis, no? Il grande critico letterario, storico della letteratura, insomma, a cui Gramsci guarda con tanta simpatia, come sappiamo. E appunto nel corso di questo seminario sono venuto a sapere una cosa che mi sembra di straordinaria importanza, che il Borbone del Regno delle Due Sicilie aveva proibito lo studio della storia. Questo è molto interessante. Lo studio della storia che voleva dire, per esempio, lo studio della Repubblica Partenopea del 99, no? L'attuale governo, sì, che niente ha fatto, la prima cosa che ha fatto, non a caso, ha tolto il tema di storia da arte. Sì. E togliere il tema di storia vuol dire naturalmente riqualificare. Sì. Ma questo è l'aspetto istituzionale più. Ed è molto interessante che De Sanctis, nel momento in cui ha fatto un po' il ministro della pubblica istruzione nel Meridione dopo l'impresa dei Mille, il nostro incarico dei ribalti, la prima cosa che ha fatto è rimettere lo studio della storia, e rovesciare come un pedalino anche l'università meridionale. No? Queste cose sembrano secondarie, ora capiamo l'importanza. Scusa, ti interrompo perché io ho informazioni opposte. Cioè io ho l'informazione che appena arrivato il Regno d'Italia sono state chiuse le scuole per 10 anni. No, non è così. Non è così? Come tutte le scuole? Sì, tutte le scuole. L'hai letto fino ad aprile, l'hai letto Terroni. Beh, non solo, uno dei tanti. Il mio Borbone. Ti assicuro, c'è storicamente l'investimento fatto sull'università e nelle scuole, anzi si arriva ad opporsi allo stato d'assedio. Quando i signori affrontano il problema della rivolta, diciamo, meridionale, il cosiddetto banditismo, in realtà è la rivolta meridionale, dice no, lo stato d'assedio, la soluzione è la scuola, la scuola, la scuola. Cioè la scuola è l'investimento, almeno dalla parte veramente migliore come lui, non è che lui poi facesse tanto carte, a sua volta largamente marginato e discriminato. Io parlo della fase della sua direzione. E poi ci stanno dei nomi, insomma, da Villari a Settembrini furono messi in cattedra da De Sanctis in una settimana. Cioè, non si può dire che nell'uno o nell'altro siano estranei allo studio della storia. Ma insomma, riflettiamo e discutiamo e documentiamo anche questi spunti. Certo che la proibizione della storia oggi prende altre forme, come giustamente è stato detto, e non è tanto la circolare del ministro, ma la proibizione della storia è proprio una modalità, un clima. In cui per esempio è fondamentale, e qua torniamo al problema del partito, la distruzione sistematica dei luoghi di trasmissione del sapere popolare, no? Perché abbiamo verificato qualche tempo fa quando con Ivano si organizzò una cosa, per esempio sono io 60, nessuno, per esempio dei miei studenti, parliamo di livello magistrale dell'università a Roma, nessuno sa nulla del Luglio 60, no? Come nessuno sa nulla. Che stavo Palmiro Togliatti, per dire. Allora ci domandavamo fra noi dov'è che noi abbiamo imparato il luglio 60. Non l'abbiamo imparato a scuola, perché anche no, allora i romanzi di programmi non arrivavano, no? L'abbiamo imparato i meccanismi che erano di racconto, che erano dentro al fare politica, dentro al collettivo, dentro ai partiti, no? Dentro tutto ciò, la cui distruzione, secondo me, anch'essa corrisponde a un programma intenzionale, perseguito con
intelligenza e soprattutto con efficacia, e anche, come sempre quando si tratta di egemonia, con una certa complicità nostra, con una certa partecipazione delle vittime al disegno del dominio. Quindi questo per dire che è molto importante questo seminario, spero che abbia il successo di cui ha bisogno. Detto questo, che appunto era per entrare nella discussione, dedico i pochi minuti che restano per mettere il dibattito, fermo restando che poi dobbiamo dedicare la serata allo scontro contro la Juventus, spero che tutti quindi siano abilitati questo. Questo è il limite invalicabile per quanto mi riguarda, insomma. Le emozioni sono emozioni. Come Cenerentola scapperò quindi dedichiamo invece pochi minuti a questo problemino che abbiamo di fronte, che è il populismo. E dico subito che per fortuna che c'è il compagno Liguori, perché qui si è dimostrata, lo dico proprio, l'utilità, l'importanza dell'International Gramsci Society Italia, così si chiama, e dell'attività diuturna, canita, in questo senso veramente gramsciana, che Guido svolge da anni, no? In questo senso nessuna confusione è possibile con l'istituto Gramsci, chi l'ha detto ha fatto una cosa imperdonabile, no? Perché l'IGS ha messo all'ordine del giorno questo tema, e l'ha fatto con una delle sue sedute belle, preparate bene, con relazioni di Scassant, e in particolare questa volta questo lavoro, Guido lo dirà meglio di me, diventa immediatamente, se non è già diventato, un libro. Quindi, e però nel frattempo è già disponibile nel sito dell'IGS, quindi chi volesse vedere quei materiali può prendere visione subito, insomma, cotta e mangiata, ecco un caso in cui invece la velocità è utile, ma è anche molto utile che diventi un libro, è anche molto utile che diventi un libro, perché effettivamente su questo bisogna riflettere. Allora io mi limito a passare in rassegna, a modo di riassunto, quello che in quella sede mi è capitato di dire un po' più articolatamente. È una riflessione sostanzialmente terminologica, però anche la terminologia conta, no? Conta come usiamo i termini. E parte la mia considerazione dal fatto che populismo è una parola vuota, cioè una parola che in sé non significa nulla, e che viene utilizzata in particolare dal mass media, dalla borghesia, per unificare sotto una categoria onnicomprensiva tutte le forme di popolo che si sbaglia, così riassunto, e quindi comprendendo espressioni di estrema destra, così come espressioni di sinistra. Quindi viene considerato populista Chavez, non si capisce perché, Fidel Castro, Mao Zedong, cito dai loro, dai dizionari, l'Enciclopedia Treccani. Poi naturalmente il populista è Perón, in Perón c'è qualcosa di vero, di scientifico rispetto, che però è un populismo strano, perché la forza di Perón, come ricorderete, era del sindacato proprio, quindi è un populismo strano da questo punto di vista. E poi naturalmente tutte le forze, diciamo, di destra, qui l'elenco impressionante, da Getulio Vargas in Brasile, a Neo, Morales, l'elenco è anche un po' ridicolo, quindi non ve lo ripeto perché è divertente. Sono tutti populisti, dall'uomo qualunque, Di Pietro, lotta continua, servire il popolo, la Lega e naturalmente potere al popolo, tutti populisti. La definizione che credo sia sensata, che populista viene definito qualunque espressione che non corrisponda con l'orientamento prevalente dell'ideologia borghese attuale, insomma, tutto ciò che non è repubblica, diciamo un po' scherzando, ciò che non corrisponde a repubblica è populismo. Però noi, questa è una frase appunto di Francis Fukuyama, che dice: populismo è l'etichetta che le élite mettono alle politiche che a loro non piacciono, ma che hanno il sostegno dei cittadini. Allora noi abbiamo bisogno di una definizione un po' più precisa, naturalmente, perché anzi dobbiamo diffidare di questo passepartout. Allora, finendo un po' la storia della questione, io propongo, anche questa è una discussione, grazie che mi sbagli, che l'introduzione del concetto di popolo nella discussione, nella teoria dei comunisti, è una relativa novità da parte di Gramsci, insomma, della sua generazione, perché
In realtà popolo nella tradizione marxista-leninista non ha una buona connotazione. Di Lenin ci possiamo liberare subito, Lenin ha una polemica frontale nei riguardi del populismo per la sua esperienza, diciamo, personale, per i rapporti, quello successo in Russia, il populismo, ma anche per quello che può contare, insomma, notavo che i titoli dei nostri giornali di solito non contengono la parola popolo, che invece era l'organo della democrazia cristiana, noi cristiani dico solo io e Ivano ci ricordiamo che cos'era, ma insomma il suo quotidiano si intitolava Il Popolo, e Gramsci stesso ironizza su questo uso della parola popolo che viene fatto a destra, cito: il popolo o il bo, il pubblico o il bo, i politici d'avventura domandano con cipiglio di chi la salunga, il popolo, ma cos'è questo popolo, ma chi lo conosce, ma chi l'ha mai definito, e tanto non fanno che escogitare trucchi e trucchi per avere le maggioranze elettorali. E legge elettorale, quindi non è una novità, il Rosatellum, il Porcellum. Dal 24 al 29 quanti comunicati ci sono stati in Italia per annunciare nuovi ritocchi alla legge elettorale? Impressionanti questi ritorno, La legge Acerbo è necessaria per l'avvento del fascismo, il maggioritario è stato decisivo per l'avvento del berlusconismo, e continuano questi giochini. Il catalogo sarebbe interessante. Il Popolo però ha dato il titolo a molti importanti giornali, proprio di quelli che oggi domandano cosa è questo popolo, proprio nei giornali che si intitolano Al Popolo. Allora, questa, diciamo, questo equivoco. In Marx la questione è un po' più complessa, non vi annoio una riflessione, però io credo sia importante, cioè che anche nel manifesto veramente il popolo non c'è mai, con un problema di traduzione che Gramsci percepisce, cioè nella sua traduzione di Marx mette tra virgolette, usa la parola borghigiani o qualcosa di simile, con le virgolette, che indica che la questione non lo convince, perché sarebbe, per così dire, l'incunabolo della borghesia, no? Cioè le forme iniziali da cui prenderà, quindi sarebbero le corporazioni, le arti, i mestieri e così via. Perché non usano, salto questo, ripeto, artigiani privilegiati, per esempio, questa parola tedesca tradotta così, perché Marx ed Engels nel manifesto non usano popolo? Perché popolo è proprio il contrario di quello che loro intendono fare, cioè loro intendono definire una soggettività proletaria su basi scientifiche, e quindi tutta questa definizione vaga, mista, confusa di popolo, che invece è caratteristica delle forze premarxiste, del socialismo utopistico, no? È oggetto della polemica di Marx e di Engels, dicendo quello che ha già anticipato prima Renzi, no? Cioè che il socialismo feudale, per metà geremiade, per metà pasquinata, per metà ego del passato e per metà paurosa minaccia del futuro, che al tempo stesso ferisce proprio al cuore della borghesia attraverso una critica mortace ed ingegnosa, ma rimane pur sempre un effetto comico per la sua assoluta incapacità di comprendere l'andamento della storia moderna. Marx è anche un grande scrittore, come vedete, insomma, questi pensi sono bellissimi, no? Cioè, il ricorso al popolo viene fatto da forze precapitalistiche che con questa scusa si scagliano contro la borghesia, ma non si scagliano contro la borghesia in nome del proletariato, ma in nome della difesa dei loro privilegi. Per accogliersi e tirarsi dietro il popolo, questi signori inalberavano a modo di bandiera la bisaccia del proletariato mendicante, ma quelli che provarono a seguirli li videro da dietro adorni dei vecchi blasoni feudali e si dispersero scoppiando in rumorose e irriverenti risate. Una parte dei legittimisti francesi e la giovane Inghilterra offrirono questo allegro spettacolo. Quindi saltiamo su questo per dire, questo naturalmente è vero anche in Germania, tutto il codazzo di preti, di maestri di scuola, di piccoli nobili di campagna, di burocrati, come vedete queste sono tutte espressioni intellettuali della piccola borghesia, tendenzialmente reazionaria, si servivano di tale socialismo come di uno spauracchio contro la borghesia che si levava minacciosa. Quel socialismo fu come il dolce complemento alle amare sferzate e fucilate con le quali i governi tedeschi hanno trattato le sommosse degli operai. Dunque è diverso il concetto, vedete, in Gramsci. Io
è un concetto non negativo, non con queste connotazioni, no? Che lo rendono immediatamente uno strumento reazionario di inganno delle masse. Perché c'è un'altra tradizione in cui il concetto di popolo invece ha un valore positivo ed è sostanzialmente la tradizione della rivoluzione francese, che viene direttamente da Rousseau, cioè che il popolo sia il rappresentante della volontà generale. E c'è una frase molto bella di Robespierre che dice appunto: il popolo è buono, paziente e generoso, il popolo non domanda che tranquillità, che giustizia, che diritto di vivere. L'interesse suo è quello della natura dell'umanità, è l'interesse generale. L'interesse di chi non è popolo, che può separarsi dal popolo, è quello dell'ambizione e dell'orgoglio. E questo è il motivo per cui la sovranità appartiene al popolo, perché il popolo è espressione dell'interesse generale. E questa frase, che è nella nostra Costituzione, come sappiamo tutti, è anche pari pari nella Costituzione della Repubblica Romana del 49, la sovranità è per diritto eterno nel popolo. Quindi il popolo come interesse generale. Naturalmente c'è una declinazione retorica, qui cito Mazzini, ve lo risparmio, insomma, come sempre in Mazzini c'è una declinazione retorica di questo concetto, però è interessante. E mi sembra che noi invece possiamo, questa è la proposta che io faccio modestamente, però convintamente, adottare una definizione più scientifica, politica di popolo, che è quella della rivoluzione cinese, di Mao in particolare, che si esprime addirittura nella bandiera della Repubblica Popolare Cinese. Cioè il popolo è la classe operaia e i suoi alleati. Questo è il popolo dal punto di vista politico. Come vedete, una definizione non sociologica, ma scientifica, ma perché politica. E quindi una definizione dinamica, perché ci possono essere dei settori che in certe fasi fanno parte del popolo e in certe altre no, dipende come si schierano rispetto alla classe. Per esempio la borghesia nazionale, durante il periodo della lotta alla liberazione nazionale contro i giapponesi, no? E poi contro il Kuomintang, fa parte del popolo, come fanno parte del popolo i contadini poveri e così via. Poi io credo che naturalmente non c'è un rapporto diretto fra i due, però Gramsci ragiona molto così, cioè nella sua idea di una rivoluzione italiana non solo operaia, cioè non legata alla fabbrica, ma l'idea più vasta di un blocco storico che poi caratterizzerà la rivoluzione italiana secondo lui, che comprende i contadini e comprende anche le ceti intellettuali con precise determinazioni, insomma, come sappiamo. Io credo che in questo senso debba essere concepito da noi, insomma, ripeto, come una definizione politica, non sociologica di popolo. Saltiamo ancora molto e veniamo per concludere ai luoghi in cui nei quaderni, che sono relativamente pochi, Gramsci usa la parola popolo o populismo. Sono relativamente pochi ed è interessante che siano utilizzati soprattutto in ambito culturale, addirittura letterario. Letterario, in cui Gramsci si riferisce per esempio alla letteratura d'appendice, per esempio a movimenti francesi in particolare, l'intellettualismo francese, diciamo Zola, ecco per capirsi, così ci ricolleghiamo anche indirettamente all'ultimo e al migliore De Sanctis. Queste tendenze populiste, Gramsci dice, possono diventare per astuzia della natura, cioè per il rovesciamento, eterogenesi dei fini, per dirla più legata, convico, no? Cioè una cosa nata con uno scopo, poi invece serve al suo contrario. Questo andare verso il popolo, che di per sé diciamo, è reazionario, perché è il tentativo di andare verso il popolo per dirigerlo, per neutralizzarlo, invece può trasformarsi per eterogenesi dei fini vecchiano in un elemento di liberazione. Questo è un punto, secondo me, importantissimo, su cui c'è proprio il modo di ragionare, secondo me, dialettico caratteristico di Gramsci, no? La cosa non è bianca o nera, una cosa è bianca che contiene al suo interno una contraddizione. Questo io intendo per dialettica, no? E quindi pensate la letteratura d'appendice, per esempio, è chiaro, è una schifezza, no? La letteratura d'appendice sono i feuilleton, no?
però dentro le trattature di Appendice, e ne spiega il successo presso il proletariato, ci sono degli elementi che invece alludono alla liberazione, no? Il Conte di Montecristo, per fare l'esempio più ovvio, no? Certo che i capolavori sono altri, pertanto il Conte di Montecristo è bellissimo, però, diciamo, c'è dentro però l'elemento della rivincita, della giustizia, no? Del rovesciamento della situazione, quindi una cosa è al tempo stesso, vedete, dialetticamente, no? Una letteratura degradata, fatta per pagata infatti tanto a righe, come Umberto Eco dimostrò, no? Il Paolo Di Mare era pagato per spazi, e quindi questo spiega perché nei suoi romanzi ci sta spesso, disse, esclamò, allora va a capo in questo modo, un po' di spazio per fare le distanze. Quindi da questo punto di vista la letteratura è degradata, peraltro però è una letteratura che veicola misteriosamente, indirettamente e direi preterintenzionalmente anche degli elementi di liberazione, comunque di autonomia, ecco, di autonomia del popolo e della classe. E qui c'è un pezzo molto bello in cui Gramsci polemizza con Nizan, che è un intellettuale, cioè, al tempo comunista, poi invece fece una brutta fine, a proposito del nuovo romanzo, come deve essere il romanzo, e Gramsci fa sua, anche qui con una spregiudicatezza, un'originalità che non deve mai cessare di essere apprezzata da noi, una critica di un recensore fascista che critica Nizan, sembrerebbe che lui si debba schierare con Nizan, no? Gramsci dice che in Nizan ci stanno pericoli cosmopolitici, cioè la proposta di un romanzo socialista che venga dall'alto, che venga, diciamo, rispettando delle regole e delle norme, non tiene conto della realtà e del fatto che nell'arte c'è una mediazione rispetto alla politica che rende non praticabile e non auspicabile, no, un'arte immediatamente socialista. È un discorso complesso, lungo, se volete lo facciamo in serie di dibattito, ma a me sembra molto importante questo ragionamento, che ci avrebbe risparmiato anche molti errori del realismo socialista e quant'altro. Lo cito: d'altronde, per il rapporto tra letteratura e politica occorre tenere presente questo criterio, che il letterato deve avere prospettive necessariamente meno precise e definite che l'uomo politico, deve essere meno settario, se così si può dire, ma in modo contraddittorio, eh? E questo è il motivo per cui non si può disprezzare questa letteratura. Io non cesso di sottolineare anche qui lo scandalo, no? Chi di noi oggi prenderebbe sul serio un'indicazione di questo tipo da parte di Gramsci, insomma, che non si può disprezzarla e che nella produzione della nuova letteratura va tenuta conto. Io credo che Wuming faccia qualcosa di del genere, e questo lo rende così interessante. Però ecco un'altra bella seduta possibile del vostro seminario, no? Capire oggi chi è che produce letteratura, tenendo conto questa indicazione metodologica, che il nuovo romanzo, la nuova letteratura, la nuova arte, no, ha una sua autonomia, ha una sua differenziazione di ritmo, se posso dirlo, rispetto alla politica, no? Perché c'ha un'altra logica. E quindi dice una cosa molto pesante, molto difficile, che quello che importa è che la nuova arte, la nuova letteratura affondi le sue radici nell'humus della cultura popolare così com'è, con i suoi gusti, le sue tendenze, eccetera, con il suo mondo morale e intellettuale, sia pure arretrato e convenzionale. Punto che qui, scandalosissimo, su cui dobbiamo discutere, l'importante è che affondi le sue radici nel mondo così com'è, E da questo punto di vista dovrebbe riscrivere la storia della letteratura italiana e vedere che, per esempio, Manzoni fa esattamente questo, cioè affonda le radici in una cultura, in un genere, quella del romanzo, anche in quel caso ci era puntato. Mi fermo qua. Questo criterio metodologico a me sembra straordinariamente importante, che ho definito dialettico, forse adesso si capisce un po' meglio, no? Cioè, che è anche l'ispirazione delle riflessioni gramsciane così importanti sull'antropologia culturale, no? Sul folklore, no? Non si tratta di adorare il folklore o di considerare il folklore come espressione di autonomia culturale delle masse, non è così, no? E però non se ne può prescindere, eh? E al tempo stesso il folklore non è pura negatività, perché dentro ci sono elementi forzati, dimidiati, deviati, deformati, come volete, autonomia culturale delle masse. Ecco, questo modo di ragionare a me sembra importantissimo,
e naturalmente parla di politica, non parla di cultura. E chiudo con questo, c'è un punto dei quaderni che è nel quaderno 13, questo l'avevo preso, poi se volete lo leggiamo insieme, in cui parla esplicitamente e direttamente di un movimento populista. Io non voglio simile a quelli che troviamo noi, ma insomma la Francia è sempre importante, che è il movimento boulangista, del generale Boulanger, che era un militare che ebbe a un certo punto un'immensa popolarità e sfiorò il colpo di Stato, bastava che non facesse, si sbagliò, se non l'aveva fatto il colpo di Stato, con un certo consenso. Qui Gramsci fa una cosa che è molto rara nei quaderni, cioè fa una specie di manuale di come comportarsi di fronte a movimenti di questo tipo. A me questo sembra molto interessante, naturalmente sempre con le cautele di prendere con le molle, perché quello che è importante non è la singola citazione staccata, lo sappiamo, ma il ritmo del pensiero in sviluppo, no? Per usare una frase sua. Però dice Gramsci, quello che bisogna fare è questo, non ve lo dico così, guardate a leggere, ma sono 5 punti molto precisi che riassumerei in questo, che non, dice, non si può dire alle masse, guardate, Boulanger è un... il populista è un mascalzone e ti sta ingannando, se questo non appartiene già in qualche misura all'esperienza di massa. Perché chi dice questo senza motivarlo, senza articolarlo, senza approfondirlo, semplicemente è come dare dello scemo alle masse, cosa che noi facciamo continuamente. No? Invece la cosa da fare è analizzare, l'analisi concreta dei fenomeni concreti, no? Questa è l'anima vivente del marxismo, dice Lenin. Una cosa che noi facciamo raramente, che vuol dire analizzare, capire che cosa c'è dietro, capire i motivi di questo consenso e capire la contraddittorietà di questo consenso. Ecco un modo di ragionare dialettico che per la politica è fondamentale. Quindi né opportunisticamente, come anche le compagne hanno fatto, dice, il nazionalismo va di moda, beh, noi facciamo anche noi. Siamo un po' sovranisti, siamo paraculi, così freghiamo, diciamo, la Basetti, in realtà perché lasciare il fascismo ai fascisti, no? Possiamo anche noi competere con loro, no? No, non è questo, né al contrario giudicarlo con gli stessi occhiali di Repubblica, no? Capire perché, capire, e capendo una legge fondamentale, che in ogni margine di consenso per la destra c'è un errore della sinistra. Questa è una legge, no? Cioè ogni argomentazione che la destra può usare, siccome in politica non esiste il vuoto, corrisponde a un'assenza da parte nostra. Io vedo che così va analizzato il populismo, quindi senza inseguirlo, combattendolo, ma combattendolo davvero. Combattendolo davvero vuol dire tagliargli l'erba sotto i piedi e fare, quindi. Io credo da questo punto di vista viviamo una fase, guardate, che è straordinaria, è durissima, i compagni... però devo smettere di piangersi addosso, perché c'è fra la Francia e le madamine torinesi c'è qualcosa in comune, che è questa, che è l'espressione immediata della lotta delle classi. Le madamine torinesi sono la borghesia che scende in campo in quanto borghesia, in quanto classe in sé, non in con mediazioni di partiti, di politici, ma i giornali, la Confindustria, le televisioni schioccano le dita e la borghesia, c'è un pezzo del Corriere della Sera, io ho ritagliato, che è fondamentale, il Corriere della Sera elenca, sono andate in piazza e fa l'elenco, nell'elenco non c'è il popolo, fa l'elenco, andate in piazza i piccoli imprenditori, i professionisti, gli impiegati, le signore per bene e così via. Cioè la borghesia si esprime in quanto tale, e si esprime in quanto tale naturalmente siccome loro hanno una coscienza di classe intorno alla Confindustria, no? Cioè, chiedendo, e chiunque la tocca reagiscono con i loro mezzi che oggi sono il monopolio del... E per qualche aspetto è simile al movimento francese, no? Il movimento francese, anche qui, la narrazione è sono i fascisti, alle penne, stronzate. Il movimento francese è la gente che non ne può più, questo è il punto. E c'è un adagio che dice quando gli americani non ne possono più emigrano, no? Si spostano più a est, quando i francesi non ne possono più si ribellano. Qui c'è una specie di tradizione. È sufficiente questa ribellione? No, non è sufficiente. No? È comunista? No, non è comunista. No? Però è il segno di una crepa molto importante nell'egemonia della borghesia. Anche un aspetto un po' comico che Hausmann, che
è tutto meglio che fai un bar per impedire le barricate. Ci stanno le barricate a Boulevard Haussmann, Giardini, a me sembra meraviglioso, cioè il fatto che questo elemento del conflitto si ripresenta inevitabilmente. Ovviamente bisogna lavorarci sopra, ripeto, non è sufficiente, ma è necessario. E questo io chiamo dialettica, spero di essermi spiegato, non vuol dire essere più morbidi verso il governo, al contrario, ma capire, domandarsi, interrogarsi ostinatamente quali sono gli aspetti di vuoto politico che permettono questo. Questo c'è anche l'antipolitica, perché l'antipolitica noi anche abbiamo collaborato, qui c'è un manifesto, diciamo prima un po' per scherzo, che noi raccoglievamo le firme contro i vitalizi, compagni. Allora se noi raccogliamo le firme contro i vitalizi, c'è il 5 Stelle ti frega su questo terreno, no? E il problema della moralità dei politici, che la politica fa schifo, noi siamo senza colpe su questo terreno, noi siamo senza colpe su questo terreno. Il nostro partito, per esempio, ha prodotto Gennaro Migliore, dico un nome, è un non prodotto nostro, è un candidato alla segreteria, capogruppo al Parlamento, membro della segreteria per 10 anni, candidato alla segreteria nazionale, sconfitto 48% a 51%, mi ricordo che dico Gennaro Migliore perché ormai tutti siamo d'accordo sul fatto che sia un figlio di puttana, però non è solo lui, no? È un meccanismo, un problema teorico. Perché un partito comunista se cerne merda? È un problema teorico di prima grandezza. Guardate, questo problema se lo troverà anche PAP. È vero, non è teorico, noi anzi un po' ci abbiamo, noi un po' ci abbiamo lavorato, qualche risultato l'abbiamo portato a casa, no? È fatta lunga e vi ringrazio. Thank you.